d'oro ieri nel concorso generale, oggi nella prima finale al cerchio e adesso entra più carica che mai con la palla. Conclude un'altra magnifica interpretazione Sofia Raffaeli. Secondo me questo tra i vari programmi che ha avuto è uno degli esercizi più belli, insieme a quello alle clavette sulle note di Cruelia. Poi possiamo anche lanciare un po' un sondaggio tra i nostri amici di La 7 su quale è stata il vostro esercizio preferito di Sofia da quando è definitivamente sbocciata. Assolutamente, mamma mia che esecuzione, io ho avuto i brividi per tutto l'esercizio. È Sofia, ragazze, Sofia regala sempre grandi emozioni e su qualsiasi, diciamo, argomento si voglia parlare, espressività, difficoltà di corpo, difficoltà d'attrezzo, Sofia è inarrivabile in questo momento, quindi talentuosa e, come dicevi prima, anche una grande testa sicuramente. Brava, brava Sofia, che porta a termine un'altra splendida esecuzione. E tra l'altro una cosa che sempre mi stupisce di Sofia è che a vederla sembra faccia delle cose semplicissime, perché rende tutto proprio semplice e invece vi assicuro che non è così, assolutamente. E quindi anche questo è una grande capacità di Sofia. Rivediamo alcuni replay offerti dalla nostra regia dell'Ave Media Solution per tutti i punteggi live, ovviamente Gym Result, e avrete sentito in sottofondo, ci tengo sempre a ringraziarlo, la The Voice della ginnastica, Fabio Gaggioli, che guida. Noi raccontiamo in diretta sulla 7.it, invece Fabio Gaggioli racconta la gara a tutte le tante persone presenti qui al Palaghiaccio di Folgheria. Ed eccolo qua, il tanto atteso punteggio di Sofia. 35.650, fa addirittura meglio di quello che era stato il punteggio di prima, di poco fa, al